Motori Online, ben ritrovati. Lo so che fa caldo, che c'è aria di primavera, ma noi avevamo voglia oggi di andare ancora un'ultima volta in montagna. Come mai? Perché abbiamo l'opportunità di farlo a bordo di Citroën C3 Aircross, l'ultima arrivata dalla casa del doppio Chevron. Compatto che dal suo lancio a ottobre 2017 ha già registrato oltre 5.000 immatricolazioni, un vero successo, tanto da diventare nel giro di pochi mesi la seconda best seller della gamma dopo Citroën C3. Aircross possiede tutte le caratteristiche principali di un vero e proprio SUV, un SUV compatto in questo caso, quindi abbiamo sia una vettura forte, robusta e con la tipica guida rialzata, ma allo stesso tempo è un'auto perfetta anche per muoversi in città, quindi nelle situazioni di traffico. Siamo ora all'interno della nuova Citroën C3 Aircross. Siamo qui per metterla alla prova nel suo ambiente, in uno degli ambienti più congeniali a questo subcompatto, ovvero sulla neve. Questo sarà possibile grazie al sistema Grip Control. La manopola, la vedete, è esattamente qui a portata di mano e si può facilmente selezionare l'opzione di guida preferita e quella più adatta al tipo di fondo che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo l'opzione standard, utilizzata ieri per muoverci dalla città fino qui in montagna, l'opzione neve, che è quella che andremo a testare ora, e l'opzione fuoristrada, l'opzione per la sabbia e quella ESP off, se ci si vuole divertire un po' di più, chiaramente sempre in tutta sicurezza. L'opzione ESP off e quella fuoristrada sono attive fino a 50 km orari, mentre quella per la neve fino a 80 km orari. Qui accanto invece abbiamo il pulsante dedicato al controllo della velocità e dell'aderenza in discesa. Questa opzione funziona sia in folle che in retromarcia e con entrambi i cambi, sia automatico che manuale. Allora, abbiamo sistema di discesa assistita. Ora noi partiremo in prima marcia, okay, fino a una velocità di circa 20 km orari, fino a 30 va bene. Ora passiamo in folle, frizione, senza toccare niente, ed entra il sistema di discesa lenta assistita. Quindi la macchina mantiene una velocità di circa 5-6 km orari. Ok, io non sto toccando nulla. Senza toccare nulla, la macchina scende autonomamente in tutta tranquillità e sicurezza. Per riprendere la marcia basta mettere in prima. Ok, e posso riaccelerare e possiamo anche riprendere la velocità. È un sistema che testeremo anche poi in retromarcia. Ma così è ancora attivo? Così è ancora attivo. E però? Però nel momento in cui noi andiamo a riprendere il controllo della vettura mettendo la prima marcia, okay, abbiamo ripreso qui, cioè la macchina capisce che siamo vigili e quindi okay, ci lascia la possibilità di agire. Citroën C3 Aircross è una vettura che offre una grande versatilità di guida, ma allo stesso tempo tantissimo comfort. All'interno dell'abitacolo, come potete vedere, ci stanno comodamente 5 persone, questo grazie a un passo che misura 2,60 metri che permette di sfruttare al meglio quindi gli spazi interni. Massimo
comfort anche per quanto riguarda la guida. È stato fatto un ottimo lavoro sulle sospensioni e anche sul livello di insonorizzazione dell'abitacolo. Bellissimo poi il tetto panoramico. Elena Fumagalli, responsabile comunicazione Citroen Italia. Oggi siamo al Passo del Tonale in compagnia anche di Citroen C3 Aircross. Siamo arrivati però dalla città fino a quassù, quindi è un'auto che va bene per tantissime situazioni. È proprio così, C3 Aircross è il SUV compatto che offre una grande versatilità di guida e quindi è agile in città grazie alle sue dimensioni compatte, ma soprattutto offre anche una motricità eccezionale anche su strade extraurbane, perché appunto grazie al grip control con il assist descent consente di ottimizzare la motricità delle sue ruote anteriori anche su fondi stradali con scarsa aderenza. E quindi è una vettura estremamente versatile, il SUV compatto che comunque offre una grande abitabilità e modularità all'interno, che si trova quindi a suo agio anche su strade in forte pendenza o con scarsa aderenza. Pochi mesi dal lancio è stata apprezzata dal pubblico italiano, diventando già subito la seconda vettura più venduta dopo C3. È stata sicuramente apprezzata dagli italiani per queste sue caratteristiche di protezione, robustezza, quindi caratteristiche davvero sport utility vehicle, quindi anche con altezza dal suolo di oltre 17 centimetri, con ruote di grandi dimensioni, ma nel contempo per la grande abitabilità e modularità che offre all'interno, per il fatto anche di avere un'identità Citroën, quindi di avere le linee comunque morbide mai aggressive, di offrire molteplici possibilità di personalizzazione sia all'esterno che per quanto riguarda gli ambienti interni e soprattutto anche per il comfort che garantisce. Ricordiamo che ha la migliore altezza al padiglione, tanto spazio per le ginocchia per i passeggeri posteriori, quindi diventa una vettura versatile che si trova anche agile nell'utilizzo cittadino, tra l'altro anche grazie ai sistemi, alle funzioni di assistenza alla guida come il park assist, che semplificano l'utilizzo in città, ma che si trova a suo agio anche su strade extraurbane, anche con scarsa aderenza, come queste strade innevate del Passo del Tonale. I prezzi e le versioni disponibili di C3 Aircross? C3 Aircross è disponibile a partire da €15.500 nella versione con motorizzazione PureTech 82 cavalli, che è tra l'altro una motorizzazione valida anche per neopatentati. Le versioni sono 3, Live, Feel e Shine, e il pacchetto, questa opzione di grip control con il assist descent associata a pneumatici all season, è disponibile a partire da €500 fino a €700 a seconda delle versioni.